Siamo con Bouyaki Gounaté, un cittadino del Mali che ormai da 4 anni vive in Italia. Ecco, Bouyaki, perché hai deciso di vivere in Italia prima di tutto? Venire in Italia, cioè, non era proprio il mio sogno perché, cioè, non avevo mai pensato di venire qui in Italia innanzitutto. E poi io in Mali stavo studiando, cioè, le cose non andavano bene, poi sono andato via dal Mali, cioè, sono arrivato in Libia con altri amici. E poi dalla Libia, cioè, non era più possibilità di tornare perché non si può tornare indietro, quindi, cioè, sono venuto qui in Italia con gli amici direttamente. Hai detto che sei passato per la Libia e tanti ci hanno raccontato cose non proprio eccezionali dei campi lì in Libia. Hai vissuto anche tu qualche episodio di violenza lì? Ti è capitato di vederlo o no? La violenza in Libia, cioè, fa parte della vita quotidiana in Libia. Quel che hanno raccontato, sì, è vero, perché ognuno può subire un atto di violenza, magari un po' diverso dall'altro, però la violenza in Libia, sì, che ti vedono sulla strada, hai quello della pelle nera, ti prendono e ti mettono in carcere. E poi devi chiamare i tuoi parenti per mandare i soldi per poter uscire, altrimenti ti ammazzano lì dentro, non esci. Quindi tu poi a quel punto sei stato costretto ad andare via e sei arrivato qui in Italia subito a Napoli o hai fatto qualche altra tappa? Non solo per quel motivo che l'ha stato in Libia, perché non è soltanto il fatto che ti mettono in prigione, ma anche se vai a lavorare, cioè, quando torni a casa ti fermano, ti prendono tutti i soldi, oppure lavori per qualcuno che, cioè, al fine della giornata vai via, non ti do niente, cioè, non ha un senso. E poi io si spara dappertutto, la guerra. Cioè, sono arrivato prima a Catania. Poi ho passato 3 giorni là e poi mi hanno trasferito qui a Napoli. Quando sei arrivato qui a Napoli, poi era la stessa comunità oppure qualche altro progetto, gli SPRAR? No, era una comunità diversa per i maggiorenni, perché io in comunità quando ho compiuto 18 anni, quindi non potevo più rimanere, c'è, cioè, il comunità per i minori non accompagnati, quindi mi hanno trasferito qui a Napoli, c'è un centro di accoglienza, sistema SPRAR, sì. Questo sistema, è molto al centro di polemiche in questi giorni. Non so se segui un po' la politica italiana attuale, perché praticamente lo hanno cancellato. Tu, in un sistema del genere, come ti sei trovato? Ti hanno accolto bene? Ti sei trovato bene? O c'erano delle difficoltà per te o per altri? Vedo sui social tutte quelle polemiche sul sistema SPRAR. Cioè, secondo me SPRAR è il sistema più migliore perché ti dà l'opportunità di crescere, ti dà l'opportunità di imparare una cosa nuova, ti dà l'opportunità di integrarsi qui in Italia. Per me, anche per gli altri, credo che è il migliore sistema che sta qui in Italia. Tu attualmente fai un lavoro qui, che posizione hai? Io innanzitutto, cioè, prima di trovarmi un lavoro, cioè, è il sistema SPRAR che mi ha dato questa opportunità di fare una formazione, cioè, professionale, nel senso che ho iniziato a fare, cioè, i corsi di formazione in cucina e poi ho fatto tirocinio formativo come aiuto cuoco. Poi man mano ho imparato a cucinare anche i piatti napoletani, quindi. Con il tuo lavoro da cuoco possiamo dire che l'integrazione attraverso questo lavoro è stata più semplice, possiamo dire questo? L'integrazione ci, cioè, mi ha portato in cucina, perché facendo i corsi di formazione, cioè, che facevano parte del mio percorso di integrazione, quindi, beh, grazie a quello, cioè, sono diventato chef adesso. Secondo me la cucina è il luogo in cui io possiamo dialogare, possiamo scambiare delle idee, delle culture tradizionali, ma anche quelle culinarie. Tu oggi come ti trovi qui in Italia e in particolare a Napoli? Napoli, cioè, mi trovo bene perché comunque essendo bene qua, cioè, faccio la mia vita quotidiana, cioè, come persona normale, quindi mi trovo bene. Eppure tu qualche mese fa sei stato oggetto di un episodio di razzismo, no? Ti hanno colpito con una pistola a pallini, ecco.
Secondo te da cosa è scatenato e cosa hai provato in quel momento? Hai avuto la voglia di andare via? La voglia di andare via, sì, perché mi sono sentito che, cioè, non sto a casa mia, perché una persona deve uscire proprio per andare a colpire un persona che non fa parte di quello posto, quindi mi hanno fatto sentire che, cioè, non sto a casa mia. Però qui io non è successo niente, mi hanno sparato e poi il caso è finito così. Quindi nessuno ti è stato vicino o diciamo c'è stato l'aiuto di qualcuno? La vicinanza sì, cioè, perché conosco molte persone, poi molte persone mi conoscono, comunque ho avuto questa solidarietà da parte di tutti quelli che mi conoscono, ma anche quelli che non mi conoscevano, quindi ho avuto comunque la solidarietà da parte di tante altre persone.